Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Benvenuti finalmente al video dedicato ai giocatori che terrei e sbolognerei della rosa attuale per la stagione 2021-2022. Un appuntamento diciamo annuale fisso, uno dei pochi diciamo che sono riuscito a mantenere con costanza, e ho deciso appunto di riproporvelo anche quest'anno. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di lasciare tanti mi piace e, se non l'avete ancora fatto, un'iscrizione al canale attivando la campanella per ricevere notifiche sempre aggiornate. Vi ricordo che in questo video non ho inserito quei giocatori che sono già stati annunciati in partenza, come i vari Mirante, Bruno Perez, Juan Jesus eccetera eccetera, visto che è inutile dirvi la mia riguardo in quanto i giocatori sono ormai ceduti già in questo momento. Detto questo, direi che possiamo cominciare subito e, come dico in ogni video di questo tipo, buona visione. Paolo Lopez da sbolognare. In 2 anni a Roma non è mai riuscito a darmi la giusta sicurezza, per colpa di 2 piedi ben poco educati e una comunicazione totalmente assente col reparto difensivo. A costo di fare una minusvalenza pesante, preferisco che parta definitivamente. Fusato, da tenere. Ha dimostrato nelle poche partite giocate di avere dei buonissimi riflessi tra i pali e la giusta sicurezza col pallone fra i piedi. Se accetta il ruolo di riserva dietro a un portiere di livello, sarei ben felice di rivederlo nella rosa giallorossa. Olsen, da sbolognare. In Inghilterra ha lasciato un ricordo più che positivo, non tanto per le prestazioni sul campo, ma per l'esperienza portata all'interno del gruppo. Se proprio insistono, non mi opporrò più di tanto. Karsdorp, da tenere. In quest'ultima stagione ha sorpreso tutti con prestazioni convincenti e di livello, sia quando c'era da difendere che da attaccare. Considerando l'età ancora giovane per un terzino, lo considero il presente e il futuro della fascia giallorossa. Dai, Eric. Santon, da sbolognare. Ormai non ha più nulla da dire, né da titolare e né da subentrato. Mi auguro che scelga di gestire al meglio i suoi ultimi anni di carriera andando a giocare da un'altra parte, piuttosto che restare e prendersi lo stipendio per stare in tribuna. Reynolds, da prestare. Ha dimostrato di essere ancora molto acerbo per dire la sua maglia giallorossa, ma non dobbiamo fare l'errore di bocciarlo solo per questo. Un prestito secco in una squadra medio-piccola sarebbe l'ideale per farlo crescere e adattare più velocemente al campionato italiano. Florenzi, da tenere. Nonostante i detrattori che continuano a massacrarlo costantemente, reputo che possa tornare una risorsa importante per la Roma di Mourinho, ovviamente se il portoghese lo considererà tale. Se devo regalarlo a un'altra volta in prestito o prendendoci 2 soldi, preferisco tenerlo e provare a rivalorizzarlo. Smalling, da tenere. La mancata preparazione estiva dello scorso anno lo ha limitato terribilmente, tenendolo più volte fermo ai box che pronto a dare una mano alla difesa giallorossa. Prima di definirlo un acquisto sbagliato, voglio dargli una nuova opportunità, che visto l'apporto del primo anno si merita ampiamente. Mancini, da tenere. È stato l'autentico baluardo della difesa per gran parte della stagione, uno dei pochi a salvarsi anche dopo prestazioni al limite dell'imbarazzante. Per puntare sempre più in alto, la Roma deve ripartire da giocatori come lui, forti e tenaci dal primo all'ultimo minuto. Ibañez, da tenere. Nonostante la discontinuità che ha mostrato la scorsa stagione, lo reputo un giocatore dall'indubbio potenziale, che vista la giovane età potrà migliorare a vista d'occhio. Magari non da titolare nella difesa 4, ma come prima riserva indubbiamente sì. Kumbulla, da tenere. L'investimento importante fatto la scorsa estate implica di dargli per forza una seconda opportunità, ma l'albanese dovrà assolutamente cambiare marcia per avere la fiducia di Mourinho e giocare anche il prossimo anno con la giusta continuità. Ho fiducia in te. Fazio, da sbolognare. Ormai ha fatto il suo tempo con la maglia giallorossa, ma reputo che possa ancora dire la sua in una squadra che non si pone grossi obiettivi stagionali. Indipendentemente dal suo valore tecnico attuale, però, lo ringrazio per le sue prime stagioni e gli faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro.
Spinazzola da tenere. Escludendo la fase finale di stagione, piena di infortuni fastidiosi, il suo apporto alla fascia sinistra è stato semplicemente devastante. Uno dei pochi a meritare la riconferma ad occhi chiusi, nella speranza che riesca a rifiatare un po' di più per non essere costretto a giocarle praticamente tutte. Calafiori da prestare. Il giocatore ha potenzialità indiscusse e un futuro luminoso davanti a sé, ma qui non può ancora mostrarle con la giusta continuità. Per il suo percorso di crescita vedrei bene un prestito in una medio-piccola del nostro campionato, sperando che lo faccia giocare e non lo tenga in rosa solo per farci un favore. Cristante da tenere. Non sarà il giocatore più forte del mondo, ma lo reputo tremendamente utile all'interno della rosa giallorossa. Non si lamenta mai, si mette dove il mister lo richiede ed è migliorato sotto tutti i punti di vista. Magari non sarà mai un vero e proprio titolare, ma un posto nella rosa giallorossa se lo merita assolutamente. Veretout da tenere. Anche lui è uno di quei giocatori che si possono considerare incedibili, salvo offerte irrinunciabili per chiunque. È l'anima del centrocampo giallorosso e attualmente non c'è nessuno con le sue caratteristiche di recupero palla e corsa infaticabile all'interno della nostra rosa. C'è da aggiungere altro? Diawara da sbolognare. Nonostante reputi ingiuste le tante critiche che piovono su di lui, credo che la Roma possa tranquillamente fare a meno delle sue qualità. E la giovane età gli permette ancora di avere un discreto mercato e si potrebbe usare come pedina di scambio per giocatori più funzionali al nostro stile di gioco. Villar da tenere. Non riesco a pensare che l'exploit di inizio anno sia stato solamente un fuoco di paglia. Sono convinto che le qualità ci sono e devono solo essere dimostrate con continuità. Non da titolare, almeno per il momento, ma come prima riserva, indubbiamente sì. Pellegrini da tenere. Per molti è un giocatore da sbolognare il più fretta possibile. Al contrario, lo reputo ancora molto utile per la causa giallorossa. Se tornerà al suo status di buon giocatore e non di punto fermo del centrocampo, sono convinto che riuscirà a fare bene e migliorare. Pastore da sbolognare. Tecnicamente rimane un giocatore formidabile e di gran lunga uno dei migliori dell'attuale centrocampo, ma i tanti problemi fisici che lo hanno martoriato mi impediscono di dargli fiducia anche la prossima stagione. Considerando poi lo stipendio pesante che prende, ho ancor più speranza di una sua partenza con conseguente risparmio di tanti milioni. Darboe da prestare. Come al solito a Roma si corre troppo e si passa dal non sapere dell'esistenza di un giocatore al confermarlo in rosa senza il minimo dubbio. Il potenziale c'è ed è indiscutibile, ma vorrei avere un'ulteriore conferma vedendolo in prestito in una squadra più piccola. Nzonzi da tenere. Per onestà intellettuale devo confermare la sua presenza avendo fatto in un video a riguardo qualche giorno fa, ma tutto mi lascia presagire che il francese non verrà riconfermato. Forse sarò un illuso, ma resto convinto che il vero Nzonzi non sia quello visto in una delle peggiori stagioni complessive degli ultimi 10 anni. Riccardi da prestare. Passare dall'essere considerato un astro nascente del calcio italiano a fare panchina barra tribuna al Pescara in B non è la cosa più saltante di tutte. Lo rimanderei in prestito in un'altra squadra dello stesso livello, ma se non dovesse sbloccarsi sarei favorevole a una sua partenza a titolo definitivo, purtroppo. Cioric da sbolognare, uno degli acquisti più inspiegabili nella storia del calcio, non della Roma. Preso come giovane talento, ma lasciato in tribuna anche contro avversari decisamente poco altisonanti. Prima ce ne liberiamo, meglio sarà per tutti. Mkhitaryan da tenere. Indipendentemente dal fatto che sia stato rinnovato il contratto, comunque sarei stato favorevole a una sua permanenza. Nella disastrosa stagione appena passata è stato in assoluto uno dei migliori e può ancora dare tanto sia in termini qualitativi che di esperienza. Forza Miki. Pedro da sbolognare. Ha dimostrato nel suo primo anno in giallorosso di essere un giocatore valido ma tremendamente discontinuo, con lo stipendio pesante e l'età avanzata che non viaggiano certamente a suo favore. Se dovesse restare non sarebbe un dramma, ma al tempo stesso se dovesse partire non mi strapperei i capelli dalla disperazione, per farvi capire.
El-Shaarawy, da tenere, i 2 anni di totale assenza dal calcio professionistico si sono fatti sentire in ogni partita, ma il faraone ha qualità indiscusse e con la giusta preparazione riuscirà a dimostrarle con grinta e continuità. Evitiamo di bocciarlo fin da subito. Kluivert, da sbolognare. Considerando che il giocatore considera ormai finita la sua esperienza a Roma e l'abbondanza di giocatori sulla sua zona di competenza, sarei più favorevole a una sua cessione per usare i soldi in un modo migliore. Comunque lo reputo tuttora un buon giocatore, forse arrivato a Roma nel momento più sbagliato. Zaniolo, da tenere. La speranza di tutti è che rientrando finalmente in gruppo si possa considerare il primo vero acquisto dell'era Mourinho, da tempo estimatore del talento giallorosso. Pensare di rivedere subito il vero Zaniolo è ingiusto e affrettato, ma se si toglierà la sfortuna di mezzo sono convinto che riuscirà a regalarci numerose soddisfazioni. Carles Perez, da sbolognare. Oltre agli evidenti limiti tecnici mostrati nel suo periodo in giallorosso, mi ha dato particolare fastidio la totale insofferenza mostrata in quasi tutti gli ingressi in campo da subentrato. Considerando la spesa non eccessiva fatta per lui, per me può già cominciare a fare le valigie. Cengiz Under, da tenere. Proverei a rivitalizzarlo, sia per un'effettiva mancanza di giocatori su quella zona del campo e sia per vedere se riuscirà a trovare la definitiva continuità dopo 2 annate un po' troppo complicate. Sarà a Mourinho il compito di valutarlo durante la preparazione estiva. Antonucci, da sbolognare. Il contratto gli scadrà il prossimo anno e difficilmente verrà rinnovato, visto che è riuscito a mostrare buone qualità solamente nelle amichevoli precampionato. Mi dispiace, ma non lo vedo pronto a dare un giusto contributo alla causa giallorossa. Dzeko, da sbolognare. Lo considererò sempre come uno dei migliori attaccanti della nostra storia, ma arrivati a questo punto penso sia giusto prendere 2 strade differenti. Lo stipendio pesante e l'età non più giovanissima sono un problema evidente e per me la Roma ha bisogno di rivitalizzare un reparto in difficoltà e povero di gol. Comunque lo ringrazierò in eterno. Borja Mayoral, da tenere. Ha dimostrato nel suo primo anno di sposare appieno la causa giallorossa, pur mostrando ancora qualche limite che mi impediscono di valutarlo come un potenziale titolare. Se riuscirà a dare continuità alla sua ottima vena realizzativa, sarei favorevole a un pronto riscatto alla fine della prossima stagione. Bene ragazzi, questo era quindi il mio video speciale dedicato ai giocatori della rosa attuale che terrei e sbolognerei per iniziare al meglio la stagione 2021-2022. Vi ricordo di lasciare tanti mi piace perché presto uscirà anche il video del Costruiamo la Roma del prossimo anno, in cui vi dico quali acquisti farei per rendere la squadra forte e competitiva per quantomeno tornare in Champions League già a partire dalla prossima stagione. Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso 94 e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!